Presidente, una o due giorni per sensibilizzare la comunità sul valore del moderno che spesso viene sottovalutato. Sì, c'è una mancanza di consapevolezza e di conoscenza. Molti non sanno che in provincia di Sondrio è stato fatto un censimento da parte della Regione Lombardia col Ministero dei Beni Culturali riguardo proprio a questo periodo storico del moderno. E purtroppo alcuni di questi edifici sono stati demoliti. Sensibilizzare la collettività rispetto al valore dell'architettura moderna, spesso sottovalutata rispetto al patrimonio storico, ma di egual valore. Con questo spirito, l'Ordine degli Architetti della provincia di Sondrio promuove due convegni dedicati alla tutela del moderno in architettura, conoscenza, divulgazione e riqualificazione. Il primo appuntamento aperto a tutti è per giovedì 10 ottobre a partire dalle 14.30 presso l'Auditorium Sant'Antonio di Morbegno. Seguire il 25 ottobre l'evento presso la Sala dei Balli di Palazzo Sertoli. Ma deve emergere un messaggio che il moderno deve essere prima conosciuto, deve essere capito e che non necessariamente tutto deve essere demolito e può essere riutilizzato. E allora porteremo degli esempi, soprattutto nella prima giornata del 10 ottobre, proprio che vanno in questa direzione. Presenti relatori illustri provenienti anche da oltre confine. Sì, ci saranno soprattutto nella prima giornata da Milano l'architetto Giulia Barazzetta, poi avremo una mostra Case Milanesi. La seconda giornata invece sarà una giornata più sistemi operativi, cioè uno stimolo alla politica, agli operatori, agli amministratori per dare quegli strumenti che serviranno poi per tutelarli e dare delle regole certe di riutilizzo di questi fabbricati. Quali temi al centro della prima giornata, il 10 ottobre? Abbiamo ritenuto che occorresse approfondire gli strumenti per poter comprendere e trasmettere questa conoscenza. Lo faremo anche in occasione importante, che è quella di aprire la mostra Case Milanesi dal 1927 al 1973, Immagini di una città, il sottotitolo, che servirà per portare qui in provincia di Sondrio alcuni degli esempi più importanti e significativi dell'architettura del Novecento di Milano, che è la capitale del moderno italiano.